Pizza Power! Eccoci qua ragazzi, bentornati di nuovo. Vi ho riportato un altro esempio, perché praticamente imparare a fare queste cose è una questione di prove. Questa volta il passaggio è più facile. Abbiamo premuto il nostro tasto a fianco, che per me è sempre il tasto uguale, e regolo il volume direttamente. Come avete notato, il volume di questo gioco era troppo alto, non mi avrebbe permesso nemmeno di tenere le cuffie a lungo, una cosa molto fastidiosa. Rimettiamo la canzone di prima, il volume è sempre lo stesso di prima. Vedete la differenza? Cioè la sentite, scusate, la vedete pure. Se rimetto più così, come stava il gioco, normalmente la musica praticamente sparisce. Guardate. Eccolo là, ci spacca il timpani. La musica non si sente più praticamente. Per quanto è alto il volume di questo gioco, già di default ha un volume troppo alto. Lo mettiamo così. Ecco qua, noi qua abbiamo impostato per giocare in 4 volendo addirittura. Facciamo così. Aggiungiamo il coin. Eccolo. Clear one, ok, coin 2. Quindi non era questo, ma era questo. Quindi ne abbiamo messo star come coin. Come service invece mettiamo uguale, cioè select. Ecco qua, così diventa la stessa cosa. E rispostiamo. Le mie mani stanno così ragazzi, perché c'è il comando a sinistra e la tastiera a destra, e insomma sono ormai abituato a tenere il mando così. Quindi sarebbe la mia main, e questa sarebbe la mia estensione. Per quanto riguardano i videogiochi, giustamente. Manualmente sono già abituato a fare questa cosa e quindi la faccio così. Adesso stiamo controllando i comandi degli altri. Allora, player one button, cioè il bottone, sarebbe tasto questo qua, se non sbaglio. Sì. Level 3. Bene, penso che possiamo tornare al gioco. Mettiamo un'altra volta. Ecco qua, ci ha dato giustamente, come vedete. Le vite aumentano. Ok, ed ora giochiamo un pochino, giusto per far vedere, no? Quello che stiamo facendo. Togliamo la cattura desktop e lasciamo soltanto il gioco. Eccoci qua. Bene, gli altri non si muovono, vuol dire che dobbiamo rifare questa cosa qua. Input this game, lo facciamo su tutti. Anche se il quarto. Penso che ci siamo. Torniamo al gioco. Niente, la bomba ci ha preso lo stesso. Bene. Formazione squadriglia.
diamoci una mano, ragazzi. Ed è così che possiamo giocare anche con quattro personaggi stando da soli. Altrimenti chiamate gli amici e potete giocarlo. Poi per giocare anche online ci sono altri emulatori. Potete scegliere ad ognuno le funzioni più o meno simili a quello che vi ho fatto vedere fino adesso. Quindi sarete in grado di intuire anche i comandi, le impostazioni. Vogliamo vedere il boss di questa prima fase, questo primo livello. Via! Stiamo ingannando il nemico. Sembra uno, ma invece siamo in quattro. The Green Power. Sì, come no. Tanto ci arriva. Oh, scivolata, si salva uno. Molto carino questo gioco. Puoi divertirti anche stando da solo tranquillamente o insieme agli amici. O alle ragazze se preferite, no? Amiche allora. Giocate alle tartarughe. Poi questi giochi sono dei giochi full fun. Poi se volete essere veramente competitivi anche su questo tipo di giochi, vi ricordo che il trucco era quello di superare determinate fasi o addirittura tutto il gioco con un solo gettone. Tanto le pizze ci sono, ragazzi, quindi potete gestirvi la vita e giocare da lì. Cerchiamo di chiuderlo, questo coso. Cambiamo un'altra canzone magari, no? Cambiamo canzoni. Sempre magari quelle di YouTube, no? Siamo attenti a non mettere altre, che questo video non lo vogliamo con i problemi che poi ci mutano magari, no? Ci silenziano in alcune parti del video. E kawabanga, raga! Bene, vi ringrazio. Pollici su, seguitemi se vi fa piacere o venite sempre a consultare le nostre prove, esperimenti di come diventare uno streamer, anche un gamer, youtuber. E tutti questi termini. Grazie.